Infatti finalmente possiamo intervistare il direttore artistico di questa splendida manifestazione, Vetrarian Talk, che prevede un ciclo di incontri straordinari e nomi molto interessanti, oltre che particolarmente famosi. Sì. Andrea Villani, scrittore, giornalista, e mi piacerebbe far vedere soprattutto... Sì, abbiamo così casualmente un paio... Sono le mie ultime creature, che sono per Mussi Editore, Strategia del Destino e Luciano Lutri. Io partirei proprio da questo. Da Luciano Lutri. Prima conoscere come... Allora sì, Luciano Lutri è un romanzo biografico, non una biografia romanzata, che è una cosa completamente diversa, ovvero ha raccontato la storia di quello colui che è stato pericolo numero uno sia in Italia che in Francia tra gli anni 50 e 64. Arrestato a Parigi a Pigalle e l'ho raccontato con quelli che sono i codici della narrativa, ho usato quel registro, per cui in questo tal senso è un romanzo, ma i fatti sono assolutamente identici, raccontati da Luciano Lutri in persona che ha prefatto il libro e poi oltretutto anche, sono andato a verificare le fonti una alla volta. Luciano Lutri è un personaggio che, come io ho definito più di una volta, è una scuola di scrittura creativa vivente, lo è stato perché ahimè è morto in maggio di quest'anno, ha avuto una vita veramente rocambolesca nel bene e nel male, raccontare la sua storia un po' come raccontare una barzelletta, perché è ricca di aneddoti anche divertentissimi, una barzelletta dove però ahimè alla fine piange. Lei è stato ospite di prestigiosi sorti letterari televisivi, anche opinionista in trasmissioni che parlavano di fatti di cronaca nera e ha potuto conoscere anche molti scrittori che scrivono di noir, thriller, eccetera. Volevo una sua diagnosi di questo genere, chiamiamolo genere, anche se molti scrittori abbiamo intervistato non piace questa classificazione per genere, genere noir, thriller in Italia. Ci arrivo immediatamente. Quando si parla di televisione, cioè di Andrea Villani rapportato a Rai, ci tengo sempre a chiarire che io vengo da Rai Notte, da Gabriele Laporta, la mia formazione è quella, ci tengo molto. Poi dopo sono stato invitato e ci sono andato anche molto volentieri a trasmissioni inchiesta con Milo Infante, con Francesca Sennetti, eccetera. Ho conosciuto in quei salotti, ma non solo, anche ai festival nei quali eravamo ospiti insieme, numerosi autori noir italiani. Cosa posso dire di loro? Posso dire innanzitutto che sono al 99% simpaticissimi. Gli scrittori noir sono belle persone. Ho detto 99% perché mi ritengo in riservo una sola persona della quale non farò mai il nome. Gli amici invece li conoscete tutti, che sono Andrea Pinkett, Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli, ma anche la bella scuola bolognese dello Zanna Bianca con Gianfranco Nerozzi, Alfredo Collitto, Dio adesso mi dimenticherò qualcuno sicuramente e mi dispiace tantissimo, e milanesi come Gianni Biondillo. Ecco, sono tutti autori che scrivono bene, fanno una letteratura che può essere definita di genere se volete, ma per me le etichette saranno soprattutto i librai per proporre i libri. In realtà uno come Raul Montanari, che è un grande intellettuale oltre che un valente scrittore, sta già parlando di post noir, cioè sta iniziando a spiegare che il noir oramai è diventato un calderone nel quale sono entrati tutti quanti e quindi non ha più ragione di esistere. Ecco, sono persone che a modo loro scrivono benissimo e per raccontare la società attuale, giallo sociale, Marcello Fois, faccio un altro nome, con Valerio Veresi a Parma, usano l'escamotage del noir o del giallo ma per raccontare la vita. Del resto la vita cos'è? Amore e morte sono gli elementi letterari più significativi. Ha cominciato Omero e ne ha sempre parlato poi Hemingway, cioè Hemingway stesso ci ha spiegato che amore e morte sono le due componenti principali della narrativa. Ecco. Quali sono stati i criteri di selezione per questo tipo di incontri? Autori, libri, tematiche? C'è un filo conduttore, c'è una finalità? Io nelle cose che ottimizzo in quanto direttore artistico, d'estate conduco 18:20, che è una trasmissione di TV Parma, che anche quest'anno nella sua settima stagione inizierà probabilmente prima, all'inizio di giugno, anziché alla fine, tutte le domeniche sino a settembre.
La selezione, diciamoci la verità, molto spesso viene anche fatta casualmente, perché a riuscire a individuare quegli autori per quel giorno e stabilire un tema non è semplicissimo quando una rassegna è lunga, no? Cioè decidi di parlare di una cosa, ci sono tre autori che tutto sommato potrebbero stare bene insieme, ma quel giorno insieme tutti e tre amici non ci stanno. Per cui la cosa è casuale, a me piace giocare anche con le diversità insieme alla musica, trovarci su un palco e raccontare anche l'istante. Ecco, questo è successo diverse volte. Quando hai menti brillanti sul palco riesci sempre a trovare un tema anche al momento, non c'è bisogno di raccontarcelo prima, ecco. E quando ti trovi sul palco con degli idioti, anche se hai stabilito un tema, invece è molto più complicato. Qualche suggerimento, visto che lei è così attento a promuovere e divulgare la lettura, i buoni libri, la cultura, in un certo qual modo, qualche suggerimento per noi blogger per riuscire sempre a... Il primo suggerimento che mi viene da dare è di non dare mai del lei a un uomo di mezza età, perché potrebbe offendersi immediatamente, quindi rompere i rapporti con un collaboratore all'inizio, ma prima ancora di del percorso. No, sto scherzando. Sì, è vero, Aldo Busi ci tiene tanto. Aldo Busi qui è lato persona che gli hanno dato del tubo, lui ti fa causa. Ma non è infatti un autore nuovo, è un autore splendido, però ciao Aldo. Invece il suggerimento che posso dare ai blogger è quello di visitare le realtà esattamente come fate voi, andatevi a stanare questi scrittori, conosceteli di persona, toccateli, e sicuramente poi anche la letteratura, così come perché la letteratura viene vissuta, la scrittura in maniera attiva o passiva, nella stessa maniera, c'è chi scrive e chi legge, sono entrambi artisti, no? Quindi come consiglio sempre agli scrittori di esperire la letteratura, come si faceva una volta, no? Adesso abbiamo i salgariani dell'esistere, coloro che ti raccontano di cose tremende, di fatti in veri conti, e poi dopo scopri che vivono a 52 anni a casa ancora con la madre e bevono la camomilla a mezzanotte. Cioè, ecco, mentre invece va esperita, la letteratura va esperita, così come va esperita la letteratura da parte di scrittori, anche i lettori e gli addetti ai lavori come voi dovrebbero farlo. Quindi quello che state facendo è perfetto. Ultima domanda, progetti futuri in relazione alla scrittura? Progetti futuri, ho già due romanzi pronti dalla mia agente, che è Roberta Lira, che saluto anche Roberto Lira, e vediamo di collocarli in qualche modo, questi due scrittori. Roberta, ciao. Grazie a voi ragazzi, ciao.